Amici e amiche di Kenobisbox, io sono Kenobit, con me c'è Napo, nell'aria c'è anche Rico, quindi nel loro Voltron che assembla i walkie-talkie, e oggi siamo qui per esplorare un mondo che hanno creato nel contesto di mutare idea. Napo, io esploro, tu parlaci di che cos'è mutare idea. Allora, nasce tutto da il disco precedente che si chiamava Cambiare Idea, e era un disco, anche quello, che usciva ogni mese un brano, 12 brani che venivano fatti. Attenzione, durante in questo spazio simulato virtuale si caldeggia la propensione al cambiamento. Tuttavia, il cambiamento all'interno di individui, il cambiamento nella sovrastruttura societaria e il cambiamento nei fenomeni elementali universali, per quanto connessi, si muovono a velocità differenti. Lo svilupparsi di cambiamento all'interno di una struttura individuo potrebbe non causare cambiamenti immediati e constatabili alla sovrastruttura società, e viceversa. Ricordiamo che i cambiamenti dei fenomeni universali in questo spazio sono controllati, quindi non riusciranno a simulare la funzione cambiamento dei fenomeni multiversali. Raccomandiamo accettazione dell'universo, distanziamento variabile dalla società e riscrittura del concetto di individualità. Nessun ringraziamento. Ottimo. Quindi è un campo musicale, è un brano fantasia, luogo esplorabile. Sì. È un luogo esplorabile che sa di essere un luogo esplorabile, e te lo racconta anche con queste presentazioni dall'inizio. I Collider, ecco, non sfiderei tutti i Collider delle pareti, però ci sono i Collider. Pian piano abbiamo implementato tutte le cose, perché partivamo proprio da zero. E anche questa è un po' la nostra... Beh, allora, questo è anche un pochettino la versione, o meglio, è una delle tante forme, delle tante evoluzioni di quello che avete fatto con le live dei walkie-talkie con la realtà virtuale. Mi posso accucciare? Sì, allora, puoi scendere, devolare con... Ah, ok, ci sono. In questo corridoio ci saranno meno eventi sonori, quindi potrò continuare a parlare della cosa. Ecco, infatti... Vai! Allora, sì, abbiamo utilizzato lo stesso programma che usavamo live, ovvero TiltBrush, a cui tu stesso ci hai introdotti. Non tanto perché è pieno di possibilità, ma perché è quello che io manovro meglio. Non sono un religioso dello stare alla scrivania al computer, faccio molte cose, di quelle che disegno le faccio al 90% a mano, quindi mi trovo bene con programmi user friendly come questo, che è TiltBrush. Tra un po' passerò a OpenBrush, perché magari qualche programmatore potrà farmi qualche pennello nuovo senza dover aspettare che quelli di Google investano. Sì, anche perché poi quelli di Google sono noti per mollare i progetti quando non sono più interessanti. Facciamo una roba interessante, visto che c'è Fisher Price in chat, che è Rico. Rico, fai una cosa socialmente utile e posta tutti i link di Mutare Idea. Anche perché c'è una cosa che mi era piaciuta molto di Cambiare Idea, e che mi piace molto anche di Mutare Idea, è il modo con cui voi avete deciso di produrre le cose e di la modalità di output che avete scelto. Sì, c'è un facciamo tutto tramite funding, o come si pronuncia, ovvero chi dona una certa cifra per tutto l'anno riceverà i link a giochevolezza man mano che cosa uscire. Allora, secondo me, a me questo, aspetta che torno nel corridoio che c'era meno casino, aspetta, fa ridere che mi piace, sì. Già che è un luogo questo posto, sì. Per parlare un secondo, senti che silenzio che c'è qua, a me piace moltissimo come modalità, perché
quella del come butto fuori le cose, come posso sopravvivere come artista, musicista, nell'era terribile di Spotify, secondo me la risposta è sempre, come nel caso di Livello Segreto, creandoci le nostre cose, creandoci le nostre realtà. E voi con gli Walkies siete, secondo me, un esempio di questa cosa da tanti anni, anzi, da, letteralmente da tempi non sospetti. E è molto bello che voi abbiate questa... stiate sperimentando questa modalità di gente che vi supporta concretamente, invece che spendere soldi in Netflix, può donare una piccola cifra ai Walkie Talkie, sapendo, uno, che finanzia delle cose belle, e due, che riceverà dei contenuti stimolanti per tutto l'anno. L'anno scorso era stata solo, tra virgolette, musica. Quest'anno state portando in giro, o meglio, state creando una versione fruibile in solitudine a casa di un lato della vostra sperimentazione, che è stato quello della realtà virtuale, giusto? Esatto, esatto. E ovviamente questa cosa serve, come dire, per staccarsi da il più possibile, perché completamente adesso non è possibile staccarsi da piattaforme, staccarsi da... ma non solo, perché comunque non è soltanto una questione di piattaforme, perché non siamo luddisti del tipo no, tecnologia no, internet no. È un atteggiamento che c'è all'interno, viene protratto all'interno di piattaforme, che era un atteggiamento che c'è anche in cose che non riguardano internet, etichette, uffici stampa, giornali, cecce. Avevano sempre questa paresi sul quello che piace alla gente, quello che fa reagire la gente, ci sono una serie di aggiottaggi inconsapevoli molto, molto spesso, che fanno girare tutto il sistema musica e non solo. Ma questo perché per alcune logiche si fa solo quello che funziona, o meglio, in alcuni mondi molto, molto in superficie si fanno, tra virgolette, faccio molte virgolette, giustamente, le cose che funzionano. Però le cose che funzionano sono le cose che funzionano e finiscono per dare forma al concetto di cosa che funziona, e sì, quindi sì, per appiattire tutta una serie di output, cioè il fatto, ah, ma se fai, come nell'elettronica, se non fai i drop sei un coglione. No, non è che fare i drop è l'unico modo di fare una traccia di musica elettronica. Esploro ancora un attimo in avanti, Napo. Vai, vai, tanto in avanti inizierà, il brano è una suite, quindi è diviso in piccoli pezzetti che iniziano, ad esempio, tra poco. Cosa? 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 C'è qualcosa al di là della canzone che hai scritto? Nel momento in cui stacchi la penna dal foglio o, nello specifico, le dita dal touch, entri nel vuoto degli altri che di riempirsi di te sperano e indosseranno la tua pelle. E non parlo di me usando un tu generico per confondere il mio percepito con qualche legge universale inventata. No. Va avanti anche se mi muovo. Che stai nel meccanismo del colmare. Se rimani nella zona, sì. Scrivi come ruolo, in alcuni casi per lavoro, di te che usi la scrittura in modo funzionale. Perché se sei d'accordo, io andrei avanti a esplorare. In modo che poi non spoilero il brano, ma la gente se lo può poi sentire. Tanto io vado di qua. E tutto questo tu l'hai disegnato dentro Tilt. Lasciamo questo. Una roba che mi diverte molto, cioè che possiamo raccontare, che io mi ricordo la prima volta a casa mia che tu hai sperimentato Tiltbrush e ti sei preso giusto un filo bene, giustamente, e mi ricordo che ho trovato molto affascinante come tu però ne hai fatto uno strumento tuo, nel senso, normalmente la gente con Tiltbrush fa un disegno, tu una cosa che hai iniziato a fare quasi da subito è stato invece disegnarti dei mondi. Tanto che poi molte delle live in VR
degli Wookiee erano tu che ti muovevi e disegnavi altre cose dentro mondi che hai già disegnato. Quanto tempo hai impiegato a disegnare tutto questo spazio? Allora, questo spazio qui l'ho fatto a più riprese, però ci sono volute 3-4 mattine. Era a marzo quando l'ho fatto, perché volevamo farli coincidere con le stagioni. Questo doveva uscire a fine primavera, la seconda suite uscirà a fine estate, poi fine autunno e fine inverno. Mi dispiace che i culti religiosi nei secoli abbiano esclusivizzato il concetto di morte e spirito, generando per opposizione una scrittura collettiva che non indaga più ciò che non è visibile, perché teme di incontrare Dio e di doverlo riconoscere. Una scrittura che non riesce a liberarsi di banali correlazioni oppositive, come il binomio razionale-irrazionale. E se io scrivo che sono convinto che Dio esista e faccia... Che figo, Napo, scusami, normalmente mi... E il fatto è che se parla Napo non può parlare Napo. E quindi sì. non ci sentiamo tutto il brano. Anche perché è una roba da... Questa è un'esperienza da fare. Lo so che poi si creano situazioni. Tanto posso cui anche volare. Si fa un aggettivo quantistico a proposito. Ma però ti consiglio di farlo verso la fine. Ok. Della metastruttura. Sono tappe importantissime. Che bomba, Napo. Del percorso per una persona letterata ad appacificarsi nel capire. Qualcuno infatti dice in chat: il sistema dei like sta appiattendo la varietà dei contenuti con il concetto di ciò che funziona. E infatti noi siamo la resistenza. E mi permetto anche una postilla. Lo sta facendo il sistema dei like, ma non solo lo fa il sistema dei like, è una tendenza che c'è al di là della presenza di social. Il sistema dei like lo sta rendendo più vertiginoso e più oppressivo, lo sta incrementando, ma è una tendenza che noi notavamo anche noi nativi, assolutamente non nativi digitali. Abbiamo visto queste cose ripetersi in maniera densa, anche quando internet non c'era, proprio non c'era, pre-96, o quando era agli albori, quando non lo usavano tutti, o prima dell'esistenza della pagina blu, eccetera eccetera. Quindi questa modalità di parlare delle cose è insita nelle persone, e è stato trovato il modo per monetizzarle e quindi renderla più proprio. Ma infatti secondo me i like hanno evidenziato il fenomeno. Una cosa, Napo, alzati un filino di volume, certo, se puoi. Nel frattempo io rispondo a Aug90, è arrivato ora. Mi dite in velocità che cos'è questo gioco? Questo gioco, questa esperienza, questa cosa è parte di Mutare Idea, il nuovo progetto dei Walkie Talkie, che sono oggi qua rappresentati da Napo in carne e ossa e da Rico, che ti risponde come Fisher Price. Rico dice: il videogioco è un po' alto in generale, e dovevi mettermi il volume, Rico, se non posso abbassare il volume del gioco. ma noi andiamo avanti così, perché comunque è un'esperienza anche noise oggi che non vi sboccia. E comunque sulla roba dei like, secondo me hanno reso più evidente un meccanismo, ce l'hanno messo sotto gli occhi. Potrebbe nemmeno non essere una cosa negativa, nel senso che se lo riconosciamo e culturalmente facciamo qualcosa, secondo me c'è un'occasione di crescita. Aspetta che chiudo così non sento le sciure. Vai. Allora, nel frattempo io mi addentro qua ciò che ogni skippando, tanto dopo la scrittura, facendo una pila di paradossi indigeribili che però puoi pronunciare sopra un foglio, dentro un foglio, semi di lettere che compongono parole, ma tra ogni lettera, tra ogni lemma, ci sono i numeri con la virgola, le frazioni, le parole che funzionano come numeri, per cui esiste virgola 5, od esiste virgola 3. Scusami, mi fa strano saltare le tue parole. Ma no. E non a me no, perché è un problema quando io sono presente e qualcuno vuole mettere una traccia degli
giochi, perché io non riesco più a parlare, si crea una situazione così, quindi sono abituato a saltare anch'io la mia voce, quindi... Vabbè, ma in questo caso noi la stiamo saltando perché invitiamo chiunque in chat a supportare. Allora, chiedo ignorantemente, non si potrebbe abbassare il volume del videogioco da OBS? No, fammi provare a fare una cosa. Ma il problema, aspetta un attimo, è che visto che io e Napo stiamo parlando con Meet, l'audio del desktop include sia Napo sia il gioco. Aspetta un attimo, dove diavolo è? Proviamo un attimo a vedere se... Ah giusto, dicevi se avessimo fatto con Discord avresti avuto Discord sul canale. Esattamente quello, ma fa niente. Okay. In realtà potremmo anche, ora che abbiamo visto questo e che abbiamo chiarito di che cosa si tratta. Ma poi si fa spesso avanti e indietro dal zitto confine. Zitto Napo! È molto strano avere te lì, e però ogni tanto la tua stessa voce che inizia a parlare da un altro contesto. Comunque, allora, se vogliamo, puoi arrivare... Adesso sei quasi alla fine della prima experience. E puoi volare e far vedere... allontanarti dalle zone di suono e far vedere la mappa, svelare che non c'è skybox, svelare tutto quello che c'è da svelare. Siamo appena stati qua, ci allontaniamo anche dalla musica così. Sì. Abbassandone di fatto il volume. Esatto. Ma è perfetto. Cioè noi siamo partiti da lì. Nel caro vecchio modo di abbassare il volume, ovvero allontanarsi. Ovvero spiccando il volo, ovvero abbandonando la forza di gravità. Mi piace. Fighissimo. Ok, bene, adesso che abbiamo questo questo audio così, rispondiamo un pochettino di domande. Allora, innanzitutto io vi invito a andare sul sito che adesso vi segnalerà Fisher Price, che è Rico, ossia l'altro 50% dei Woki, e di supportare queste cose, perché uno è fighissimo, due adesso io ve l'ho fatto vedere così di corsa, ma con le cuffie e tutto è un disco, o meglio è un brano, è un'esperienza, è una cosa molto bella che secondo me è proprio fighissimo, ed è l'uso, continua a essere il mio uso preferito della realtà virtuale dopo tutti questi anni. E fateci delle domande. Allora, Napo, intanzitutto domanda io. Tu hai fatto tutto con Tiltbrush, mm-hmm. E poi Rico si è fatto gli sbattimenti e ha esportato, cioè e ha messo tutto dentro Unity, in modo da permettere a me, che non sono in VR in questo momento, di muovermi con il classico WASD e esplorare il mondo che avete fatto, corretto? Esatto. Allora, la cosa è, abbiamo scelto Unity perché era quello che aveva direttamente il toolkit per interpretare i pennelli di Tiltbrush, proprio il toolkit di Tiltbrush. Se io usassi ad esempio un Blender o altri programmi che mi richiederebbero parecchio tempo per arrivare al punto che disegno istintivamente, probabilmente avremmo potuto usare, che ne so, un Unreal o che altro. Infatti molte persone ci hanno detto: ma perché non usate il classico shout del programmatore che dice c'è una via meglio per fare la cosa, però il meglio deve essere anche rapportato alla, diciamo, alle risorse che noi abbiamo come persone, cioè. Ma non solo, secondo me c'è un discorso, allora capita spesso che programmatori o comunque persone più esperte di te in un qualche campo ti dicono: ok, però potresti fare così. E però spesso quei discorsi tengono conto solo dell'efficienza, quando secondo me
conta tantissimo la modalità. Cioè, questo sono sicuro che non è il modo più efficace e preciso per creare un mondo 3D. Però io in questo mondo vedo te che l'hai disegnato, nel senso, questo è un mondo che sì, certo, ha dei limiti rispetto a una roba fatta con Blender, ma ha una roba che Blender non può avere, ossia che la consapevolezza che ognuna delle robe che vedo è una tua pennellata fatta fisicamente con Tiltbrush. Cioè, secondo me il medium rende tutto molto interessante, perché noi siamo qua dentro la vostra musica e dentro i tuoi disegni, quindi un altro modo ancora di fruire della musica. No, infatti la questione del... Allora, comunque Tiltbrush si porta via un po', ha un algoritmo di pennellata, qualcosa del gesto se lo porta via, ma qualcosa invece rimane della, del gesto pennellata, una roba che in Blender, cioè, è molto 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 più filtrata. A me interessa anche molto che ci sia un po' di, appunto, un po' di gestualità nella cosa che viene. Una persona che si immerge dentro a questo livello, questo mondo, deve avere anche un po' l'impressione di essere perseguitata da delle pennellate, non solo di avere attorno un mondo coerente, ben costruito. Cioè, il mondo videoludico è molto efficiente, molto che poi ne dicano i commenti. Su questo videogioco fa schifo, questo videogioco è un capolavoro. Comunque ci sono persone che lavorano 12 ore al giorno per farti per renderizzare una stanza, e quindi difficilmente sono mondi troppo poco coerenti o che non ti accolgono. È soltanto l'abitudine ad averne tanti uno dietro l'altro, sempre pronti, tutto sempre al servizio dell'utente, che fa diventare gli utenti, come si dice, picky, come si dice in inglese. E quindi io vorrei anche un po' rompere questa cosa, vorrei che le parti più interessanti dei videogiochi che ho giocato erano quelle più disordinate, più aperte, anche i bug, quando una persona gioca a famosi titoli fantasy free roaming dice ma ci sono i bug, ma non si vedono le texture, ma bene, così capisci che è un videogioco. Ed è una tendenza che ho notato anche nell'animazione, perché adesso anche molti grandi autori, soprattutto di anime o manga, stanno un po' aprendo questa cosa del dovete rendervi conto che si tratta di quello che è, cioè che è un cartone animato, è immersivo ma è anche demersivo. E quindi per me questa cosa qui è importante anche farla vedere. E poi a noi torna anche comodo perché vabbè, Rico si è fatto delle belle sbatte per imparare in 3 mesi a fare questo, che sembra magari anche poco, però No, è cazzo, io so quanto ci ha messo e quanto ci siamo sentiti per telefono per arrivare a questo, che è un livello accettabile per quello che dobbiamo fare anche nelle prossime 3. Ok, siamo riusciti ad avere, adesso magari potremmo discutere di implementare un aumenta e abbassa il volume, potremmo discutere di metterci la corsa, potremmo discutere di metterci queste cose qui. Abbiamo qualche riferimento di persona tecnica, che utente Unity che ci lavora, però non hanno tutti, bisogna anche capire che sono persone che lo fanno anche magari di lavoro, non puoi fargli fare un altro lavoro. Alla fine abbiamo fatto anche delle open call per persone un po' cazzone che volevano aiutarci, però alla fine ci rendiamo conto che ce lo dobbiamo fare da noi, ce lo dobbiamo e ce lo preferiamo forse fare da noi. È anche un po' questo, è un po' il leitmotiv di tutto adesso. Guarda, sto solo annuendo fortemente. Ce lo dobbiamo fare noi è un po' il leitmotiv di tutto. Rispondo solo al volo a Pingu, che dice: l'ultima volta che ho visto Napo è stato dal vivo nel 2011 a Roma, e ora lo rivedo in streaming dal caro vecchio Kenobit. Pensa che chiunque potrà vedere nella stessa stanza, nello stesso luogo, me, il dottor Pira, Chipzel, Napo e Rico nel Voltron dei Walkie Talkie, in cascina occupata Torchiera, questo sabato, il 6 di agosto, in un'occasione che sarà un festone per il mio compleanno, ma anche di livello segreto e tutto.
Ma ritorno a sprombattutto sul discorso che stavamo facendo. Io nella mia vita ho due esempi, Napo, che sono all'estremità della circonferenza. Da un lato c'è Lorenzo Ceccotti, che fa le cose in modo fantastico, sublime, molto complicato. Cioè Lorenzo Lorenzo non ha mai paura dello sbattimento, e anzi è disposto magari a fare alcuni grandissimi sbattimenti per dare alla sua arte dei dettagli o una forma che per lui è importante, ed è un approccio fighissimo ovviamente al mondo dell'arte. Dall'altro, proprio sul ramo opposto, c'è il dottor Pira, che a livello di sbattimento, cioè meglio sbattimento, a livello di modalità si muove nella maniera opposta. Pira va in giro con il suo quaderno, con la sua matita, si trova un bar che gli piace, ordina un orzo e si mette a disegnare. E secondo me vedere questi due lati dello spettro mi ha sempre fatto riflettere molto, e mi fa comunque pensare a come il mezzo che scegli sia poi parte di quello che fai, perché comunque la scelta del mezzo e della modalità sono molto importanti, e secondo me c'è un potere enorme nella scelta di un tilt brush che ti permette di fare alcune cose più rapidamente. Nel senso, sì, io qua vedo la mancanza di perfezione nelle forme che ci sarebbe se ci fosse dietro Blender, ma non è quello che mi interessa. Io qua vedo la fisicità del gesto, e in questo contesto mi piace molto di più. Poi c'è anche da dire che vabbè, i pennelli di tilt brush sono molto identificabili, però dopo un po' che li usi si riesce a usarli in una maniera, cioè è una forte limitazione come usare le macchine analogiche per fare, come usare il Game Boy, ecco, dai. Esatto, c'è una forte limitazione, però dopo un po' riesci a utilizzare le forme dei pennelli di tilt brush per in un altro modo, dopo un po' che lo usi, insomma. Forse è il gioco in cui negli ultimi anni ho usato di più. Vedete, magari sul mio profilo Steam ci sono le ore di tilt brush. Quante ore ci hai messo? Quante ore? Che io vorrei avere la statistica delle ore che ho lanciato dentro il Game Boy. Sarebbe... Aspetta, vediamo se magari ce l'ho qui. Ore di tilt brush. Apriamo Steam. Non sarebbero neanche tutte, perché dov'è F? Tilt brush. Sì, non possono essere tutte, perché quando facevamo i live li dovevo fare sempre offline, quindi senza contare le live sono 291 ore di tilt brush. Ma non sembra neanche tante, mi sembrano di più. Forse da quando ho installato su questo computer, non lo so, vabbè, comunque nel frattempo Rico ci ha girato, cioè ha linkato anche il Bandcamp, che è un altro punto da cui si può preordinare, cioè partecipare di fatto al progetto di Mutare Idea. Se lo volete supportare in maniera ancora più snella, c'è il PayPal di Rico, che ha linkato poco più in alto, è quello di Riccardo Gamondi. Perché allora chiariamo un'altra cosa, ribadiamo il concetto, perché su Twitch vale sempre la pena ribadire. Io sono Kenobit, lui è Napo, in chat c'è Fisher Price, che in realtà è Rico, loro due insieme sono i Walkie Talkie, e questo è Mutare Idea. È un progetto musicale e audiovisivo, anche se è una parola che odio, audiovisivo,
diciamo transmediale. Forse mi sta ancora più sulle palle. Allora, top 3 delle parole che mi stanno sulle palle: multimediale, transmediale, intertestuale. Queste parole, hai presente che a un certo punto è arrivato internet e a una quantità di intellettuali si è venuto veramente l'eccitazione sessuale per usare queste parole, incluso Andrea Babic. Ciao Andrea Babic. E Rico dice: puoi testare il prototipo da Bandcamp? Io vi lo posso testare direttamente da Bandcamp? Cosa vuol dire? Così? No, questa è la musica. Durante la schiavitù. No. Ah, però ecco, c'è un video esplicativo. Sai che è valido? Perché... o è quello in cui ne parlate? No, questo... ok, questo è Rico. Questo è Rico. Allora potremmo parlare io e te con Rico senza audio che parla sotto. Cioè... va bene, sì sì. Così c'è sì, anche sì. Rico. Cioè queste sono immagini di repertorio di Rico. Cioè, qui tra l'altro eravamo al Torchiera quando l'abbiamo girato. In è una vero. Session invernale. E... qui l'ho ghettizzato un po' nel montaggio. Per che c'è il concetto di ghettizzare e c'è il concetto di ghettizzare. Esatto, i esatto. Ghezzi di Varsavia, queste robe qui. faccio rap, vengo dal ghezzo. Esattamente, ghezzo. Vengo dal ghezzo. E YouTube poop di Rico subito. No, allora, ci sono c'è il link per testare... cioè per provare il prototipo che vi invito a provare, non lo scarico adesso perché secondo me in questi ultimi 10 minuti vale la pena parlare. Lo mettiamo, beh è muto, giusto? Sì, l'ho mutato Rico, non lo state sentendo, sì, sì. Perfetto. No. E... lo possiamo doppiare. Beh, è perfetto così. Rico, che è la persona che vedete ma non sentite in mezzo allo schermo in questo momento... tanto, anzi, posso fare una roba completamente super avanguardia, proprio ritaglio solo la sua faccia, visto che il video va in loop benissimo. E possiamo metterlo così, ed è come se fosse uno di noi in chat, così. Ecco. Però sembra che non lo stiamo ascoltando, malvagi. Però lo mettiamo in mezzo ai pesci, così, mi piace come... Questa, secondo me, c'è della video arte dentro OBS. Un giorno, cioè, io ispirato dal... Allora, dovete sapere che una delle cose più belle che hanno inventato Rico e Napo è la gara delle batterie elettroniche. E ogni tanto io, ispirato da quello, penso che mi piacerebbe organizzare i campionati mondiali di OBS. Nei quali semplicemente si fa gara a chi fa succedere le cose più bizzarre. Con OBS. Comunque, ricordiamo delle cose. Walkie Talkie, mutare idea, avete i link per supportare il progetto, ma poi non mi piace neanche dire supportare il progetto. Avete il link al quale potete dare... Produrre, esattamente. Produttori. Potete dare una piccola quantità di denari in cambio di alla fine è un abbonamento, è l'abbonamento annuale alla fantasia dei walkie talkie, quindi ricevete musica, ricevete immagini e tra l'altro ovviamente vi trovate in contatto con queste realtà che sono fertili e che consiglio sempre a tutte di frequentare. Guarda che bello Rico che parla lì in mezzo. Tra i pesci. Comunque, vabbè, diciamo due cose anche su ciò che avverrà sabato. È vero. Perché sabato, adesso vedete noi nel video, ma potete trovare sia gli Walkie Talkie che il Mastro Kenobit, che il Dottor Pira, che appunto Cizel, nella realtà al Torchiera per... una serata live dove si suona, dove suoneranno tutte queste persone e suoneremo anche noi utilizzando la cara vecchia realtà virtuale
per fare una specie di, come si può chiamare, live painting, ecco qua il manifesto. Che bello che siamo arrivati alla cara vecchia realtà virtuale, è bellissimo, sì, nostalgia perché... per il futuro, mi piace tantissimo. E noi faremo, personalmente faremo non il classico live rap, che è classico. Ma quindi non fate live. I pezzi. E quindi non facciamo i pezzi. No, aspetta, come era con alcuni che vi aveva detto che non fanno suona... i loro pezzi. I walkie talkie non fanno i loro pezzi. E secondo me è il complimento involontario più bello del mondo. Cioè, voi non fate i vostri pezzi, è stupendo. E... una delle poche volte in cui sono sceso in campo a commentare su Facebook, perché quando a volte si raggiungono dei livelli di così bassi, allora devo abbassarli ulteriormente, quindi... comunque l'abbiamo chiuso il Facebook, quindi siamo a posto. Dai, tra un po' chissà cosa chiuderemo di altro, forse facciamo prima chiudere noi stessi, non lo so. Beh, ma... non lo so, io sto ragionando molto su cosa vuol dire spazi, luoghi e cosa riceviamo in cambio dai social, e io ti giuro che sto con sempre meno fatica, mi sto allontanando da Instagram, Facebook, eccetera, per buttarmi sul Fediverso e su varie cose, perché lì ho la sensazione di non buttare il mio tempo, di non... e soprattutto di non fare regali a chi non se li merita, che è Zuckerberg, eccetera, eccetera. Il set strutturalmente sarà simile, dice Rico, ma contenutisticamente è differente. Abbiamo, anche perché ha linkato, in effetti, una cosa di cui sono molto contento, che è una delle live sperimentali che avevamo fatto... qualche tempo fa a casa mia, nello studio 1 di Kenobisboch, che vi potete andare a vedere. Ecco, il concerto che vedrete sabato sarà appunto, come ripeto le parole di Rico, che sarà strutturalmente simile e contenutisticamente differente. Che figo. No, questo va bene. A parte dobbiamo ancora fare l'ultimo, secondo me. Mi piace l'ultimo... in realtà che ci abbiamo messo 2 anni, ma il non avere fretta è una cosa che mi piace, no, molto. Poi adesso comunque, adesso che noi nel mondo live, nel mondo dal vivo, stiamo riscontrando delle... ci sono un po' di crash nelle presenze, nell'offerta di serate... c'è una, come si dice, un poltergeist, stiamo letteralmente in mezzo a un poltergeist di festival adesso e di serate che si sovrappongono tutte le une alle altre. Noi stavamo dentro perché organizzavamo delle cose al Torchiera e sentivamo proprio l'effetto di questa cosa. C'è una bella frenzy del uscire e andare a concerti e i festival si sono moltiplicati come reazione a... non so cosa è successo negli ultimi 2 anni, mi sembra che la gente non è uscita tanto, non capisco bene perché. Comunque sia, c'è proprio una cosa di pancia contraria e niente, quindi fare le cose anche un po' più dilazionate, abbiamo visto che non è niente male avere degli spazi in cui non sei dentro questo mega tritacarne, mega poltergeist. Va anche bene e attendiamo un tempo in cui l'ascolto sarà un po' più, come si può dire, proteso, no? Sì, allora, anch'io ci ho fatto caso, anch'io il fenomeno lo capisco. Cioè, in questo momento c'è una sincera bava alla bocca Sincerissima. Di gente che ha veramente voglia di fare cagnara, che è una roba che io approvo e applaudo, nel senso, sono contento. Secondo me è una roba su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo riflettere anche su quello, ma è una cosa, è un segnale positivo comunque, molto meglio del fatto che se è finito
un tot casini, nel senso, vabbè, ok, basta, sta roba della musica dal vivo è finita, non facciamola. Io tutti i concerti che ho fatto in questo periodo, tra l'altro ce ne sarà uno il 5 a Cremona, uno il 6 a Milano con Rico e Napo. Ma aspetta, ma se io mi sposto possiamo avere due Napi sullo schermo? Napo in Dolby Surround. Vabbè, anche perché tra l'altro è un pezzo di informazione importante vedere quello che stai facendo con quello. Però è vero, ho notato che c'è da un lato tantissima voglia di concerto, ma dall'altro non c'è bisogno, non siamo ancora tornati alla concentrazione che ci permetteva, che ne so, ti ricordi Napoli, il giovedì sera a Milano di fare un cyberspazi, che era uno spazio di musica non easy listening, di roba non easy watching, e venivano 150 persone. Venivano 150 persone giovedì a sentire dello strano rumore e a vedere delle strane luci. Sì. Secondo me anche quello tornerà, e siamo in una fase fisiologica che in realtà mi rallegro di vedere. Vedremo cosa si porta via questa fase, perché comunque la cassa dritta non è senza ripercussioni, però comunque l'abbiamo già visto, è già dentro il nostro DNA convivere con i momenti dove si vuole just dance, così come recitano alcuni proclami. Rico dice: fare continua a piacermi, mostrare a volte richiede troppe risorse. Ma io questa è una roba che ho sempre rispettato moltissimo del vostro progetto, è che avete sempre fatto quello che volevate, anche quando fare quello che volevate non era la scelta più economicamente funzionante. Ma anche, cioè, non c'è solo un'economia di soldi, c'è anche un'economia, adesso è il visual coin che fa lo share coin, cioè quanto una persona partecipa, e quello produce indirettamente economia, ma produce anche endorfine nelle persone che organizzano cose. Comunque sia, la questione del fare quello che vogliamo è stradetta, non si prescinde. A noi comincia a piacere l'idea che una persona che viene al nostro concerto venga messa davanti all'idea del noi facciamo quello che vogliamo, ma anche tu puoi fare quello che vuoi. L'unica cosa è che è come mettere un orso che è stato allo zoo fuori dalla gabbia, che continuerà a ripercorrere il perimetro della gabbia anche se l'hai messo nel bosco. È molto difficile far capire alle persone che sì, noi facciamo quello che vogliamo, ma il punto è che anche voi potete fare quello che volete, e lì si pone un problema enorme, un abisso del ma che cosa vogliono queste persone che vanno ai concerti? Cosa faranno una volta messi davanti a uno spazio dove non ci sono richiami da cane di Pavlov? Cosa faranno? Vediamo. Speriamo sempre di vedere qualcuno che fa i balletti pazzi e come... Secondo me sabato ci saranno i balletti pazzi, cioè ci sono io, ci siete voi, c'è il dottor Pira, secondo me ci saranno dei balletti pazzi. Allora, un paio di informazioni, certo. Il concerto che faremo sabato 6 a Milano in Cascina Occupata Torchiera, Kenobit, Chipzel, Walkie Talkie, Dottor Pira, sarà gratuito, inizierà alle 8, la parte musicale, la parte di evento musicale inizierà verso le 8, ma per chi viene nel tardo pomeriggio ci saranno anche i workshop segreti, sempre nella nostra idea di fare le cose che vogliamo vedere, ci immaginiamo un mondo in cui il sapere viene condiviso in maniera gratuita, perché ci piace farlo e perché diventiamo tutti più ricchi, e quindi nel tardissimo pomeriggio ci saranno potrete praticare il karate,
potrete praticare lo yoga e potrete anche sconfiggere la forza di gravità, cioè l'antigravity, che è in realtà dei panni attaccati a un palo, ma anche quello è sconfiggere la forza di gravità. Il luogo è, pur essendo un centro sociale, è accessibile, nel senso che potete tranquillamente venirci in sedia a rotelle e se avete bisogno trovate tutti gli aiuti del caso. Il concerto è gratuito, io anche su quello, sai, Napo, sto cercando di... Ti faccio un discorso. Poco tempo fa stavo parlando con Maria Tinca, che è parte di un collettivo che si chiama Rosario Gagliardo, che, che si occupa di pornografia. Producono pornografia e lo fanno da un sacco di anni. E lei ha fatto un discorso in cui parlava di produrre pornografia e se io ti avessi, io avrei potuto ripetere tutto quello che diceva lei, sostituendo fare pornografia o riprendermi mentre scopo con giocare ai videogiochi, fare divulgazione, organizzare eventi e tutto. Perché lei diceva, nel momento in cui in questa roba devo iniziare a monetizzarlo, a farci soldi e quindi a sottostare a tutta una serie di dinamiche meccaniche di promozione, di comunicazione, di come faccio le cose, lei dice mi muore la gioia. Io in questo periodo tutte le cose che organizzo e che faccio io sento un bisogno enorme di farle o gratis o comunque a un prezzo super popolare. Da un lato perché secondo me è importante che la roba sia accessibile anche a livello economico, ma dall'altro anche andando oltre l'ideologia perché, boh, a me prende bene la gratuità in questo momento. Io sogno un mondo di, gratuità. È una cosa che ordina i pesi tra la persona che performa o crea e la persona che fruisce, li ordina in maniera più equilibrata, sicuramente. Anch'io, noi siamo costretti delle volte a fare delle cose mettendoci di mezzo i soldi perché se no non si possono fare. Certo. In realtà sarebbe meglio farle senza soldi di mezzo. Io sono da millenni convinto che meno soldi mi passano per le mani, più semplice rimane quello che posso fare. Poi, davanti a questo discorso, più semplice rimane la mia vita, insomma. Davanti a questo discorso poi... Cioè, mi stai dicendo da vecchio rapper che non sei altro more money, more problems, letteralmente. Assolutamente. Lui scherzava, Puff Daddy, scherzava, perché comunque alla fine cioè, c'era sotto con i Benjamins, perché... Comunque un altro pezzo che aveva scritto è It's All About the Benjamins, cioè Benjamin Franklin, il presidente che sta sulla banconota da $100. Però omonimo problems assolutamente, perché non alleggeriscono, creano ulteriori problemi. E a questo punto di solito molte persone rispondono ma le bollette? Quindi la vita per le bollette? Sì, è un problema, le bollette sono un problema, specie adesso. Io personalmente adesso ho raggiunto un goal che mi ha fatto dire ok, in questo periodo ce la posso fare, perché l'ultima bolletta del gas che mi è arrivata portava il segno meno. Perché? Perché abbiamo attuato tutta una serie di strategie che ovviamente vanno a gravare sulle nostre spalle, gravare tra virgolette, perché è come ritornare indietro di un centinaio d'anni più o meno per certe cose, però cioè... Non si tratta più di, come si dice, di, caspita, com'è che era la differenza? Non si tratta più di volere o non volere, potersi permettere o non permettere. I soldi sono quelli, oltre quelli io non posso metterci altro. E quindi da lì uno si instrategisce, dai, diciamo. Sì. E comunque... Per le cose che verranno, che riguardino povertà, siccità, eccetera, eccetera, è tutto scritto dentro Dune di Frank Herbert. Mamma mia. Sì, e come se uno segue un po' come vivono i Fremen, è una vita dura, però
visto che sarà dura, loro descrivono molto bene, per essere una narrativa, per essere un romanzo scritto da un giornalista americano negli anni 60, lì c'è scritto tutto quello che si può fare senza acqua. Allora, Rico dice delle cose molto belle in chat, a parte che conferma materassino, sacco a pelo, nel giardino del Torchiera si dovrebbe poter dormire, per chi lo chiedeva. E Rico dice anche, qualcuno diceva che basta essere un esempio, e lo diceva prima dell'ipercomunicazione digitale, anche io di questo sono molto convinto. Cioè io penso, è un discorso che faccio molto spesso, credo nelle nostre piccole sacche di utopia, ed è una roba con cui quando frequenti Wacky, una roba a cui penso spesso. Cioè ogni tanto sono con Rico e dico, cazzo, però se io avessi $1 miliardo nel conto corrente, io questa sera farei esattamente questo, mangerei le 3 cazzate che abbiamo mangiato e starei qua a sentire la musica con noi. Enrico dice anche, per me la rinuncia è qualcosa, adesso è semplicemente un gioco ed un allenamento per scenari futuri. A me piace la rinuncia e la decrescita, io credo molto nella decrescita felice e anzi io sto trovando nelle mie piccole decrescite felici sto trovando molta crescita, in realtà, nel senso vedo mi sento un po' più ricco da quando ho cambiato il concetto di che cosa vuol dire essere ricchi e avere tanto, e su tutto, soldi, successo, qualunque cosa voglia dire, eccetera. Io ho un'idea, questa questione della decrescita felice, bisogna anche un po' faceare il fact che potrebbe non essere così felice per certe persone. Ah, e bisogna, certo, anche faceare il fact che uso tutti questi termini inglesi perché mi piace molto usarli, dillare con la con questa struggle, bisogna avere a che fare con, e lo stiamo vedendo perché un sacco di persone attorno a noi lo stanno dimostrando, con un down a livello di emotività, di concentrazione, e questo renderà attuare tutta una serie di soluzioni ancora più difficile, però sta comunque tutto nella preparazione che ci diamo sul trattare con questo ambiente che si fa sempre più complicato. E vedremo cose brutte e dobbiamo essere pronti a vedere cose brutte. E più di quanto ci ha reso pronti vedere Mad Max, ad esempio. Non so. Perché Mad Max comunque alla fine è divertente, anche se il personaggio è abbastanza emotivamente, possiamo dire, emotivamente handicappato, il nostro Mad Max, per usare un termine che si usa per altro, però comunque sia, così è così. Adesso l'ultima che ho visto, non su internet ma nella realtà, è che abito in una zona dove ci sono un sacco di laghi e quindi di monti e quindi di boschi, e ci sono delle chiazze di alberi completamente marroni a metà luglio, cioè metà fine luglio, che sono stati completamente bruciati dal caldo. Mai visto prima, quando cominciano a... Adesso bisognerebbe andarli a indagare uno per uno, vedere se sono morti, se sono morti delle batch di foglie, ok, però è un fenomeno che finora non così c'era stato esteso. No, c'è cioè un 20% degli alberi che avevano questa caratteristica, e l'hanno notato anche persone che abitano a Milano e che ci vengono a trovare, dicono, ma perché quegli alberi sono di quel colore lì? Leggiamo Dune. Allora, Rico dice una roba che mi piace molto, che non è decrescita, ma è un'espansione di ciò che non ha valore monetario. Questo mi piace moltissimo, concetto. Sì, sì. E anche perché è poi un po' il mio manifesto e programma, nel senso fare crescere le cose che hanno un valore per me e che non è necessariamente un valore, o meglio, cercare il valore non monetario delle cose e... per carità, poi tutti questi discorsi si possono fare anche dall'alto di un certo privilegio, a livello di non avere la preoccupazione di come arriverò a fine mese, sono sempre conscio di questa cosa, però a maggior ragione per quello ci piace ragionare e creare su cose che siano per tutti e gratuite. La questione della preoccupazione di come arriverò a fine mese, cioè io ho eliminato la preoccupazione di come arriverò a fine mese
quando sarà stato 2004-2006, quando mi trovavo a dover pagare affitti e avevo 30 euro in tasca e dovevo pagare l'affitto 3 giorni dopo. E non funzionava trovarsi un lavoro perché nessuno assumeva, la crisi era cominciata prima di quando hanno detto, non funzionava essere preoccupati, non funzionano tante cose, bisogna proprio rimuovere la preoccupazione, perché è quella che non fa mantenere la mente concentrata per trovare le soluzioni ai problemi. Quindi la condizione di come si dice, di privilegio è arrivata per me successivamente, trovando una casa dove non pago l'affitto, che è un privilegio gigante. Per me è gigante, però se penso a persone che vedo girare attorno, è qualcosa di ridicolo. Cioè, facevamo il gioco, non so se l'ho già detto in qualche diretta Twitch con te qui su Kenobit, nel 2010 avevamo fatto sto gioco, magari lo ripeteremo con Rico, vediamo qual è il PIL mondiale e ridividiamo il PIL mondiale, è una cosa veramente approssimativa, certo. Economisti abbiate pazienza, si tratta di gioco, è un canale di videogiochi, parliamo di gioco. Ridividiamo il PIL mondiale per il numero di persone che ci sono nel mondo e era venuto fuori come al tempo nel 2010 ogni persona all'anno disponeva di 6-7 mila euro, che era esattamente l'ammontare di soldi con cui noi vivevamo in quel periodo. Abbiamo provato a farlo col PIL italiano e veniva fuori che se ridividessimo il PIL italiano equamente per ogni persona, nel 2010 veniva fuori 38.000 euro all'anno a testa. E la Madonna! E io ho detto, 38.000 euro all'anno a testa? Persone che guadagnano quella cifra le sento lamentarsi, avere la struggle. Se io avessi quella cifra in un anno, avrei cominciato ad avere seri problemi per capire come spenderli, per come vivo. Anche adesso questo è, perché comunque il mio peso economico è da privilegiato, quello che vuoi, perché siamo nati qui e non là, però il mio peso economico è ridicolo, devo ridurlo ulteriormente e adesso mi sto attrezzando per fare questo. Chissà com'è, adesso rifaremo questo gioco del ridividere il PIL mondiale e il PIL italiano nel 2022, vediamo com'è la situazione. Ovviamente sì, i dati che trovi in internet sono falsati, eccetera. Sì, però vabbè, è un calcolo approssimativo. E ma Leo chiede, io ho una domanda semplice, se questo progresso sta devastando tutto, lavoro, pianeta, cosa progrediamo a fare? Non riesco a darmi risposta. E ma Leo, io non credo nel pessimismo, o meglio, credo nell'essere lucidi, nell'essere realisti. Io penso che ci siano moltissime risposte e semplicemente mi pare evidente che qualunque sia la risposta per l'umanità non sia quella che stiamo seguendo in questo momento. Cioè siamo, secondo me, nel momento un po' doloroso in cui viene a galla che quello su cui abbiamo fondato tutto è sbagliato o anche solo empiricamente non funziona perché sta andando a fuoco tutto. Poi c'è da dire che il progresso, dire stiamo distruggendo il pianeta, no. Stiamo distruggendo noi stessi. E alcune diverse specie, cioè il pianeta... Starà benissimo. Si difende e sa rigenerare, gli togli tot specie e non ne nasceranno altre una volta che la pressione sarà diminuita. Ok, che l'universo è fatto di esplosioni nucleari, questo è, quindi se c'è qualcosa di cui preoccuparsi è per chi ci portiamo dietro, che esseri ci portiamo dietro, però comunque sia è tutto frutto comunque dell'idea dell'essere umano che pensa a se stesso come essere umano e che progredisce e che si guarda progredire. Bisogna un po' depressionare questi pensieri in qualche modo, perché sono troppo invasivi, si parla troppo di essere, l'essere umano parla troppo di essere umano. Ma ti dirò di più, quando questi sono discorsi che, beh, bello che Rico c'è e non c'è, ma perché per me quando si parla, anche se non fossero ospiti walkie talkie oggi, facendo questi discorsi io parlo spesso delle cose che mi dico
con Rico, perché frequentare lui mi ha fatto ragionare anche su molte cose, veramente su cosa è essenziale, su cosa è benessere, su cosa è avere tanto, cioè su cosa è essere felici, contenti su più fronti. E più ci ragiono, più mi rendo conto di come un grande problema, secondo me, sia l'idea di felicità e successo che ci è stata fatta calare dall'alto, che è un'idea in realtà, secondo me, molto tossica, che punta alla competizione, che punta che secondo me ci ha messo degli obiettivi che sono molto poco interessanti. Cioè, se l'obiettivo è la carriera, se l'obiettivo è, se essere felici vuol dire che posso permettermi di andare al ristorante la sera e poi guardarmi Netflix sulla TV grossa, e poi domani mattina andare al lavoro e essere preso male, cazzo, secondo me invece dobbiamo rimettere in discussione cosa vuol dire avere successo, cos'è il successo. E secondo me il successo è, non è nella competizione. Momento Boris dice: ho trovato il PIL mondiale, stimato a 84.740 miliardi di dollari statunitensi all'anno nel 2018. Diviso 8 miliardi. Diviso 7,53 miliardi. Ah, io sapevo 8. Ah, ok. 11.253 dollari l'anno. Cioè, è salito? È salito. È aumentato, cioè, di 4.000 dollari in 10 anni. Inflazione, raga, o siamo crescita? Ricchi, siamo ricchi. Date questi 11.000 euro a testa in Nino de Rua, così sono contenti e tranquilli. Cosa ci fanno? 11.000 euro? Si comprano la casa dei bambini di 7 anni. Dai. Ma un esempio pazzesco. Cosa succederebbe? E poi ci salutiamo. Cosa succederebbe se dessimo 11... Poi vorrebbe dire, per i walkie-talkie che sono Rico e Napo, vorrebbe dire 22.506 euro in totale. Voi, se riceveste così a buffo, di default tutti gli anni 22.600 euro, voi fareste un sacco di musica, di arte, cioè il vostro... cioè fareste comunque un sacco di roba, ne fareste di più, la fareste con più felicità, e ci sarebbero più persone come voi che potrebbero farlo anche senza aver avuto le intuizioni che avete voi quando le avete avute voi. Boh, bisogna vedere in che contesto ci arriverebbero, perché se ci arrivassero questi soldi nel contesto attuale è sicuro che potremmo fare un sacco di cose, anche non per noi, soprattutto non per noi, perché comunque noi, una volta che ci dai da mangiare e quattro cose, siamo a posto. Però nel contesto, il contesto in cui ti arrivano di default 11.000 euro all'anno a testa, non può essere questo, sarebbe necessariamente diverso. Quindi non so proprio come sarebbe, e comunque non è, è un pensiero che aiuta in una certa parte a gestire. Io non calcolo quanti soldi utilizzo all'anno adesso, perché non mi è utile a cercare di farli bastare, devo calcolare altre cose, calorie, ecco, devo calcolare. Allora, nel frattempo io vi ho messo in chat il link al Bandcamp dei Walkie Talkie, dove potete, oltre a comprare, se volete, tutta la loro roba degli anni passati, potete anche partecipare al progetto di Mutare Idea, che vi permette, dopo avere donato una cifra tipo almeno di 10 euro, quello che volete, ma comunque almeno 10-12, non so cosa aveva specificato Enrico, e ricevete i lavori che fanno gli Woki quest'anno, che sono che hanno preso la forma di questi paesaggi disegnati da Napo in realtà virtuale, come in alcuni, come nei loro concerti in cui non fanno i loro pezzi,
E con la musica, le basi, cioè, no, la musica proprio di Rico, il tutto implementato in questi paesaggi che potete esplorare liberamente con WASD e la tastiera. Volevo dire che noi ai nostri concerti non facciamo i nostri pezzi e mandiamo noiosi visual da un PC. Questa è la sintesi dei nostri concerti in realtà virtuale. L'aveva detto qualcuno aveva detto che mandate noiosi visual dai vostri PC. Lo stesso che diceva, no, ma non andate ai loro concerti, non fanno nemmeno i loro pezzi e mandano noiosi visual da un PC. Allora, sai che io più ci penso, cioè io vi invidio tantissimo, vorrei tantissimo che qualcuno dicesse che Nobit non fa i suoi pezzi. Secondo me è il complimento più bello che vi potevano fare, anche perché è surreale. Vai a vedere, i Walkie Talkie non fanno i loro pezzi, può voler dire due cose: o che siete una cover band di Vasco, o che chissà cosa fate. È bellissimo, è molto 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 bello. Volevamo fare un disco di cover di gruppi più che di pezzi, cioè cover del gruppo. Cover. Avevamo la versione tipo la versione poliziotta dei Club Dogo, che erano i Club Digos. Poi avevamo la versione molto preoccupata e pensierosa di Giovanotti, che era Adultotti. Poi avevamo la versione femminista separatista di Vasco Rossi, che è Vasca Rossa, e diversi altri che adesso non mi ricordo. Comunque questi che erano i principali, ci si può fare una discografia con Vasca Rossa, cioè beccare Vasco Rossi sul punto del suo, quella roba schifosa che è facilissimo. Prima di chiudere chiedo a Rico, c'è anche un link preciso alla... Mi ricordo che l'anno scorso c'era proprio una pagina di Cambiare Idea, e mi chiedo se... Cosa stai facendo tu? Pane, burro e marmellata. Pane, burro e marmellata, buono. E, mi stavo chiedendo se ci fosse un sito ufficiale o se... cioè qual è il punto di riferimento che lasciamo a chi vuole supportare, chi vuole partecipare a Mutare Idea. Credo sia il PayPal di Rico. Il PayPal di Rico. Fine. Allora aspetta che lo rimettiamo. Sì. Rico, rimettilo per favore. Perché il Money Box li hanno chiusi a novembre. Ah, ecco perché non c'era più il Money Box. Ok. Funzionavano troppo bene e quindi hanno detto, ragazzi, è troppo sbilanciato a favore dell'utente il Money Box. Mi sa che non possiamo più farlo. O vi mettiamo della pubblicità, o vi mettiamo delle... Vabbè. Minchia, sai che ecco, la pubblicità, il fatto che io sto all'improvviso, non mi è mai piaciuta molto, ma all'improvviso la pubblicità è diventata insostenibile per me, cioè una roba che mi prende contropelo così. Memento Boris dice: mi piacerebbe tanto vedere gli walkie che non suonano i loro pezzi. Vabbè, ma allora tu lo puoi fare questo sabato, a parte che oltre a questo sabato ci saranno, cioè allora, la prima occasione, allora, concerti di queste settimane. Io suonerò il 5 a Cremona e poi il 6 a Milano con i Walkie Talkie che non faranno i loro pezzi. E cosa fate? No, aspetta, ti faccio l'antefatto, Marta. Loro hanno alcuni brani... Scusa, ti vendi che vengano i Walkie Talkie e poi gli dici no, però suonate Cugini di Campagna. No, stasera. No, fa ridere perché... i Walkie Talkie hanno una discografia in mano, hanno fatto un sacco di roba. E ovviamente, come nella discografia di chiunque, ci sono dei brani più famosi e più noti. I Walkie hanno sempre fatto il cazzo che volevano a livello musicale e hanno fatto anche un periodo in cui facevano roba di realtà virtuale in cui c'era meno parlato, diciamo, e più musica elettronica e disegni, molta più improvvisazione anche. Uno su internet ha commentato: non andate a vedere gli Walkie Talkie, ai concerti non suonano i loro pezzi, non fanno i loro pezzi. Io lo trovo un insulto che un complimento totale. Tra l'altro, come fa giustamente notare Rico,
Il 5 non è che faccio un concerto a caso qualunque, il 5 suono con Zona MC, che è una roba bellissima che mi fa molto piacere. Quindi 5 di agosto Cremona, Kenobit, Zona MC. 6 di agosto il mio compleanno organizzato con gli Woki, Woki Toki, Kenobit, Chipzel e Dottor Pira, gratis tra l'altro, che è una cosa... Vengo pure io. E Marta, cioè potete vedere una rarissima occorrenza di Marta che esce dal suo... Sale dal divano. Dal suo divano. Dal divano. Esattamente. E poi voi prossime date, Napo? Allora, abbiamo una data in programma per ora, come Woki, che è il 4 settembre, dove faremo i nostri pezzi però. Al Magnolia a Milano, perché c'è il festival del nostro booking, che è la Locusta, e suoniamo con se c'è il Motta, il Giancane, la Emmanolde, poi chi altro, mi ricordo, ah sì, Bianco, eccetera eccetera. Sarà un festivalone con due palchi, penso, al Magnolia, e suoneremo lì 4 settembre. Poi, aspetta, no, il 28 agosto c'è Rico che fa un set al Suona Festival, che è in zona Serravalle Scrivia, più o meno. Bello! Fa un set suo in questo posto che è un agriturismo. Non mi ricordo come si chiama, ma Rico sicuramente se lo ricorda. Waka chiede, qualche possibilità di una data a Roma quest'anno? Io ti rispondo che quest'anno suonerò nel Teatro 1 di... Non gliene frega niente di te, gli portava di Napoli. Lo so. No, ma in realtà la domanda, e noi rispondiamo tutti, io suono il 5 di novembre a Roma. Voi, Woki? Purtroppo il Clang ha chiuso, e quindi avevamo intenzione di venire a fare una data a Roma, di tirarcela su per conto nostro, perché... comunque sempre in quest'ottica della poltergeist di date, noi siamo poco fancy, quindi non rientriamo nelle principali scelte dei promoters, non abbiamo un disco fuori, un vero disco fuori. Non avete fatto un disco, non fate i vostri pezzi. Non avete capito come funziona questa storia della musica, si fanno i pezzi, si suonano i pezzi ai concerti. Si fanno i pezzi, si fanno e poi Spotify, video, bisogna Spotify, se non Spotify, cioè, ecco, questo. E quindi per ora Roma, non abbiamo date in programma. Proviamo ovviamente a organizzare una robina al 30 formiche, Napo? Ti piacerebbe? Non mi ricordo cos'è, che impianto hanno? Molto ok. Impianto adeguato e luogo adeguato. Parliamone con Enrico, anche Bologna ci aspetta, molto bene. E allora, Napo, io ti ringrazio, ci vediamo sabato. Yes. Ci vediamo sabato, e anche con Enrico, che salutiamo, la cui presenza ha aleggiato deliziosamente oggi nelle nostre vite. Ci vediamo sabato, e voi supportate e sostenete le attività di Kenobisbo, cioè le attività dei walkie talkie, aiutateci a fare le cose che ci piace fare, e soprattutto supportate Mutare Idea, e ricevete musica e musica sotto forma in formati esotici. Ecco, secondo me è un bel modo di... musica in formati esotici, bellissimo. È quello, cioè alla fine è quello. Bene, o anche esoterici a volte, se facciamo dei punto eggs, dai. Bene, bene. Okay, Napo, dai, ti saluto, ti ringrazio tanto, ci sentiamo in questi giorni, ci vediamo sabato. Ok, va bene. Ciao fratello, ciao Rico nell'aria. Ciao ciao. Chiudiamo.